il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Come vedete siamo qui tornati su Yu-Gi-Oh! Duel Links e intanto a parte le cose extra che andiamo a vedere, vediamo qui il mercante innanzitutto cosa ci dà. Ok, ce l'ho, 3. Ok, questa è dove... nuova, quindi questa non ce l'ho. Quindi, allora, innanzitutto prendiamo questa. Ok, una macchina Tanner effetto di livello 2, che potrebbe essere utile per l'evocazione di carte in generale. Direi di andarne a prendere altre. Ok, quindi per il momento staremo abbastanza a posto. Ora, tu cosa sei? Generale Zubaba. Ok, abbiamo ottenuto un po' di roba, il che è veramente buono. E abbiamo un po' di roba da prendere. Ok, ok, abbiamo ottenuto un'altra abilità. Ora andiamo a prendere le due carte che possiamo prendere. Ora come ora direi di andare in giro. Ok, carte. Direi di andare a prendere questa carta qui, comunque una carta sincro. Diciamo l'obiettivo mio ora come ora è di ottenere un po' di più di carte queste qui speciali, più che altro per poi poterle per andare a cercare quelle per evocarle, così per avere deck un po' più completi. Ok, tu sei? Ok, drago di alta qualità. Ora ok, parte delle carte sono quelle, nel senso sono quelle stesse che ci sono capitate prima. Ok, allora che cosa potremmo fare? Ok, questo qui è il tripudio esclusivo, direi molto buona per come carta. Quindi il tempo di un secondo il gioco carica. Ho pochissime monete, anche se spero di ottenerne qualcuna in più il più presto possibile. E sembrerebbe che... Ok, infatti... Ogni tanto, purtroppo, giocando a questo gioco da computer crea questi errori di caricamento. Anzi, direi di andare a controllare se effettivamente internet va bene. Ok, sì, perfetto. Caricato. Ora... No, il tutorial non mi interessa, anche perché sappiamo evocare le carte Xisa. Ora vediamo nelle missioni, che comunque siamo alla fase 29 del gioco. Vediamo se in qualche modo si riesce a andare avanti. Ora, sicuro una delle missioni settimanali l'ho completata,
infatti, che comunque giocare duelli in PvP, vincere dei duelli e un tot di numeri, cioè di evocazioni di duelli, cose del genere. Ok, se ti decidi di caricare, non so perché in questo momento decidi di andare così lento, ammetto. Ok. Ok, questo è Axel che si trova però dall'altra parte del mondo, ovvero nella parte di GX. Direi che appena finisci di caricare, appunto, di andare all'altra parte per sfidarlo. Ok, vediamo se... Ok, questa è la fase di GX. No, aspetta, questa non è la fase di GX, perché GX è quest'altra fase di qua. Quindi, il tempo che carica. Esattamente, ora vorrei vedere che cosa ha questo personaggio all'interno del deck, perché sinceramente non lo ricordo. Ok, maghi neri, ok, tu sei ok. Quindi, però questa carta non, diciamo che non è utile. Ok, quindi andrei a vedere giusto un paio di carte magia, se in qualche modo ne posso ottenere qualcuna. Direi, ah ok, una sola ne volevo mettere. Ok, quella l'ho messa perché in questo modo mi fa pescare. Questa è comoda perché evocando quei due mostri posso sfruttarli per evocare un qualche tipo di mostro contributo. E direi di mettere un paio di blocchi attacco. Quindi direi di salvare e per il momento il deck è a posto. Ok, salvato. Quindi ora vorrei guardare al volo le cose di missione, le missioni della fase di quelli GX, nella speranza di trovare qualcosa da poter sfruttare, nel senso per fare missioni, per passare di fase, così in questo modo dovrei riuscire ad andare avanti. Ok, questa è quella del mondo. Ok, 5 duelli di contro Jax. Ok, 5 carte magie all'interno di un duello. Diciamo che posso farlo tranquillamente. Ah, non ho visto il livello minimo per battere, cioè contro quale livello di Jax dovremmo combattere. Ma comunque ora... livello 40. Comunque ora andiamo a combattere e a fare il duello contro Axel.
Ok, duello iniziato. Vediamo che inizia. Dove inizierà l'avversario? Poco male, perché è vero che inizierà l'avversario sarà il primo turno, però noi avremo una carta in più. Ok, te do un mostro. Ok, direi tranquillamente. Ok, pesca l'avversario. Siamo stati fortunati. Quindi direi che posso tranquillamente usare questa carta qui e posizionare il nostro amico. Ok, in questo modo abbiamo tolto. Sì, infatti, ci va in... Ah, ok, non ho messo contro l'avversario. Però diciamo non è che... Non è che mi interessa più di tanto. Vediamo se in questo turno riesco a... Ok. Quindi perfetto, posso tranquillamente usare questa carta. Non ho intenzione ancora di usare contro l'avversario. Diciamo che però la posso mettere. No, devo farlo prima, quindi dovrò aspettare il turno successivo. La metterò a coperta, così almeno se l'avversario decide di attaccarmi qualche mostro, posso usarla per difendermi. A 3000. Ora devo assolutamente sperare di trovare un modo di evocare qualcosa ottimo, perché l'altro è, perché mettendo la carta, prendendo una carta cioè distruggendo una delle mie, quindi tribuno, posso prendere per un turno quella dell'avversario. Quindi in questo caso direi che posso tranquillamente fare in questo modo. Ok, non me lo fa. Ok, immagino che sì, ho perso. Volevo giocarmela in maniera migliore, però diciamo che ci ho sperato. Nel momento in cui mi ha evocato quella carta di livello con 3000 di attacco, diciamo che mi è andata un po' male. Diciamo però in questo modo sono riuscito a capire bene o male come è fatto il deck dell'avversario. Ora direi tranquillamente di fare un duello normale, nella speranza di prendere alcune, di usare le carte magia, perché anche perché ne devo usare 5 in un duello. Ora ok, inizierà l'avversario, quindi bene, quindi abbiamo sempre il vantaggio di una
carta in più. Ok, quindi peschiamo. Ok. Ora vediamo se questo caso sono più sfortunato. Sì, meno male. Intanto a te ti metto coperta. E direi di attaccare. E direi che tranquillamente possiamo andare avanti. Allora, per il momento ho evocato una carta magia, quindi ricordiamoci che ne devo usare sempre due. Vediamo che mi esce. Ok, fuori una e fuori la seconda. Ok, dopo questo comincerei a aspettare un attimo. Ora vediamo se in qualche modo riesco a ottenere. No, è stata disturba trappola. Che non ho intenzione di mettere. Ok, direi possiamo tranquillamente attaccare. Ora, anzi, potevo approfittarne prima, che visto che ora sta solo posizionando mostre. Ok, lascia la guerra che tranquillamente posso andare a mettere. E ok, ora possiamo concludere il duello tranquillamente. Vediamo se in qualche modo riesco a salire subito dello 10, che in questo modo ottengo, dovrei ottenere 50 gemme se non sbaglio. No, non ottengo 50 gemme, ottengo la carta. Ok, in verità ci speravo. Ah, 15 ottengo 50 gemme. Ok, ho tenuto un po' di roba. Ora, ok, vediamo qui. Ci dovrebbero essere delle cose da ritirare, forse? Vado a vedere subito. Nella speranza che non ci metta troppo tempo a caricare. Sì, ok, sì, perché ho la missione che ho portato Uber a livello 10. Quindi, ecco. Quindi, ok, livello 4 due volte un mostro, ok. Ah, ok, vinci 5 livelli usando Chaz. Quindi ok, buona come cosa. Comunque sono sempre 10 gemme, vero sono poche, però sono pur sempre 10 gemme. Quindi nella speranza che si decida a caricare, infatti continua ad avere un po' di difficoltà. In verità non so come mai, quale possa essere il problema, perché internet funziona tranquillamente e mentre le applicazioni qui su BlueStacks hanno un po' di difficoltà, anche perché ora sto controllando e la connessione c'è tranquillamente. Ok, ho sentito qualcosa, quindi sembrerebbe che sta caricando. Ok,
10 gemme ottenute. Ok, questa la vado a ritirare dopo perché sarà la missione per quanto riguarda lo sblocco dell'altra parte del mondo, che una volta fatta quella aprirà l'altra parte, perché in questo momento, non appena recupero queste 50 gemme che ce l'ho fatta, andrò ad aprire qualche box. Ok, ce l'avrei fatta. Ok, no, devo andare di qua in verità, nella terza parte, perché è lì dove sarà la parte che ci servirà, ovvero quella dove sta il negozio. Ora vado. Ok, ci sono comunque dei box nuovi, però il mio obiettivo è sempre quello di avere un certo numero di carte, anche perché diciamo comunque avendone il più possibile si riuscirà a fare parecchia roba, si riuscirà a fare qualcosa. Allora, queste dovrei averle tutte in teoria, se non ricordo male. Quindi se carica il deck, ok, infatti queste l'ho completato tutto, quindi starei a posto. Quindi andrei a controllare quest'altro qui. Quindi in questo caso vado a controllare queste carte di qua. Ok, 110. E non le ho tutte, sembrerebbe, esattamente. Quindi sono queste qui quelle che andrò in questo momento ad aprire. Quindi saranno in totale, riuscirò a aprire 30 buste. Queste sono le carte Neo Impact e diciamo sono, ok, mi mancano 4 ultra rare e 12 super rare, le pure 82 rare e 172 comuni. Diciamo, ora come ora il mio obiettivo è quello di in questo momento è quello di andare, ora tra questo e il prossimo video, di andare a accumulare quante più gemme possibile. In questo modo potrei avere speranze di trovare veramente veramente tanta roba. Ora, il tempo che decide di caricare l'apertura del pacchetto, anzi del pacchetto dei 10 pacchetti, che ancora sta avendo. Ok, quindi vediamo in che modo si riesce a ottenere qualcosa. Poi diciamo cioè ora come ora ne danno parecchie di gemme per l'apertura, quindi non è che ci voglia proprio tantissimo ad accumularle. Devo capire quale potrebbe essere il problema. Ok, prima busta. Ok, Goblin Allenatore, Guardiano Grarl e Vendicatore. Seconda busta. Scanner. Questa è nuova ed è buona. Comunque è una carta che si evoca.
quindi una carta pala nel rituale. Devo trovare anche la carta che magia che serve per evocarla. Ok, le carte, trovo altra carta rituale. Fine del caos. Ok, quindi per il momento maggior. Qua dovrebbe uscire qualcosa di buono. Ultra rara. Questa è molto molto buona come carta rituale. Quindi veramente veramente buona. Qua penso uscirà una super rara. Esatto, Samurai Sasuke. Ed è comunque una rara. Ok. Ah, ok. Niente di che. Quindi abbiamo ottenuto una delle carte nuove rare, una super rara e una ultra rara. Quindi diciamo spacchettamento veramente veramente fatto bene. Quindi abbiamo altre 20 buste da aprire. Ok. Ok, quindi per il momento ancora niente. Ok, questa sembrerebbe essere buona. Ok, una carta fusione con Drago Nero Meteora. Molto molto buona. Qua spero una carta, sì, super rara. Ok, Paladino e Drago Bianco, che veramente, che anche questa è una carta veramente veramente buona. Ok, in questa niente di che. Inizio e la fine. Ok, quella è buona per avere un deck, quando si usa un deck di tipo oscurità. Ok, andiamo qui. Quindi anche in questo 10 buste queste abbiamo trovato qualcosa di veramente veramente buono. Ora vado, appena finisci di caricare, vado ad aprire le ultime 10 buste, anche perché in quel modo, in questo momento, nel momento in cui le aprirò, ci si sì, e avrò finito le gemme. Ora vediamo se decidi di andare avanti. Ok, quindi queste due carte, una super rara, l'altra ultra rara. Vediamo se in questo caso riuscirò a... Ah, quelle che sono quelle che ho, quindi non quelle che mancano. Ok, ora andremo, appena fatto queste altre 10 buste, comunque ne mancheranno solo 80. Quindi veramente poche per finire il pacchetto. Vediamo se riesco a ottenere qualcosa. No, sempre problemi di rete, ma il problema è solo nell'applicazione. Ok, quindi forse qui qualcosa di buono. No, giusto una rara. Comunque era una rituale. Un'altra ultra rara. Ok, molto molto buona. Vediamo qui. Un rituale del Drago Bianco. Questa sarebbe per la carta rituale abbiamo trovato prima, ovvero il paladino del Drago Bianco, per evocare quella. Quindi è andata veramente molto bene. Ok, vediamo qui, arma rituale. Ok, sembrerebbe sempre quella una carta per evocare qualcosa. Una carta magia per evocare una carta rituale.
Ok, vediamo qui se troviamo qualche altra cosa. Una super rara, non ho visto qual era perché sono andato di fretta. Ok. Tu, cosa sei? Leotauro. Ok. Se non combatte un mostro non normale, guadagni 500 di attacco. Che per una carta di livello 4 va bene. Ok. Quindi in totale me ne mancano 3 delle super rare, delle ultra rare, una delle super rare, e adesso ce le ho tutte le altre. Ok, quindi non saranno troppi pacchetti, dovrò aprire, il che va molto molto bene. Ora direi che per questo video può concludersi qui. Io con calma poi andrò avanti con la raccogliere gemme e cose varie. Direi che questo video è tutto, spero vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale, di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.